Quest'anno è un anno ancora purtroppo di Covid, dove non possiamo fare in questa piazza ballo, concerti ed altro. Abbiamo pensato di puntare sullo street art, del resto lo stiamo facendo già per tanti posti grigi della città, in questo caso un'opera temporanea, però in una delle piazze principali di Pesaro, con un artista di primo livello, molto affascinante in tridimensionale, quindi verrà inaugurato in una delle notti più importanti per Pesaro, diciamo noi la notte più glamour d'Italia, dove migliaia di persone vestite di bianco a lume di candela renderanno tutto il lungomare bello, vivace e attrattivo. E quest'opera renderà la serata ancora più magica e potrà essere vista e in qualche modo ammirata anche per le settimane a venire nel mese di agosto. L'opera è un'anamorfosi, quindi un'opera in 3D, la chiamiamo sempre così, e rappresenta un buco in questo caso dove vediamo un mondo sommerso. Questo mondo sommerso si ispira all'opera di Rossini di Mosè il Faraone, dove vediamo appunto Mosè che separa le acque, il riferimento è quello, e ci è servito proprio per prendere l'acqua del mare, portarla qua sotto e riaprirla come abbiamo aperto il pavimento. E il materiale, per non andare a rischiare di rovinare il suolo, abbiamo lavorato su un supporto in PVC in modo tale che possa anche essere conservata e riutilizzata poi. La tecnica è in pittura acrilica. Esperimenti come questi lasciano sempre, diciamo, un certo che, insomma, di sorpresa. La prima volta che viene realizzata a Pesaro, soprattutto la prima volta che viene realizzata su queste dimensioni, fino ad essere appunto una delle più grandi, se non forse la più grande d'Italia, e sicuramente sarà un benvenuto per i turisti e per i pesaresi in un Piazzale della Libertà che quest'anno, come l'anno scorso in realtà, non ospita eventi ma può ospitare il pubblico, quindi è un modo per girarci attorno e per trovare anche, diciamo, un motivo di sorpresa in più. Questa è un'iniziativa particolare, è un'iniziativa molto diversa dalle altre, che comunque attirerà, siamo convinti, migliaia di persone, di pesaresi e tanti turisti, perché è una cosa per le nostre zone nuova. Comunque la nostra è una banca di credito cooperativo, quindi dove c'è il sociale, dove c'è la promozione turistica, dove c'è la gente che si interessa, noi seguiamo, partecipiamo, e quindi è una banca che sta in mezzo alla gente, che sta sul territorio, quindi collaboro con tutte le iniziative. Con l'amministrazione di Pesaro poi abbiamo un feeling particolare, e non è la prima questa iniziativa, non è l'ultima, ne facciamo tante per la scuola, per i ragazzi, per i giovani, e queste sono iniziative che ci portano a contatto con la gente, col territorio, con le amministrazioni, alle quali non possiamo mancare. Con la mia azienda, ecco, siamo contenti di aver risposto all'appello che è venuto dall'amministrazione comunale per dare una mano, insomma, a realizzare questo tipo di opera, e quindi niente, insomma, dai, siamo una realtà che da tanti anni, insomma, ormai su Pesaro rappresenta un po' un punto di riferimento per i colori, per le vernici, e quindi dai, ben lieti di rispondere alla chiamata.